Quando, compiuta anche la malinconica cerimonia della gara di consolazione, si produsse nell'agglomeramento degli equipaggi l'ondulamento diffuso che precede la partenza, Elisa invitò Plana con un cenno a salirle accanto. Ora, non era più costretta a parlare, e non diede neppure ordini al cocchiere. Ma Giacomo voleva rifarsi, voleva far vedere la sua pariglia in azione. Tenne dietro all'immensa sfilata degli attacchi che si mettevano pel viale delle cascine. Poi c'è la folla si precipitava ancora colà, insaziabile di vedere. Per una tacita convenzione, tutti i cocchieri facevano assumere ai cavalli un moto più rapido, più brillante degli altri giorni, era ancora una festa e una gara. Gli innumerevoli legni passavano, si incrociavano fragorosi per tutta la larghezza del viale coi loro carichi di servidorame in gran gala, di signore eleganti, briose, eccitate dalla coscienza dei propri trionfi. A quel nugolo di carrozze signorili s'era venuta ora accomunando la squadra leggera dei veicoli d'affitto, le carrozzelle intrepide, gli svelti baroccini, mettendo una nota ippica più democratica, più chiassona nell'assieme della colta, e facendo anche, col contrasto, maggiormente spiccare lo sfarzo degli attacchi signorili, il valore ed il pregio dei cavalli fini. E in quel giorno, tra le famose pariglie sicare all'amor proprio dei fiorentini, le sfarzose domonte e i molti tiri a quattro, condotti dai proprietari, primeggiava, segnalandosi tanto per l'assoluta perfezione dell'attacco quanto per il supremo chic di quanti lo occupavano, il magnifico drag di Roberto Rescuati. Lo guidava egli, e al suo fianco stava la duchessa Ginevra. Dietro, quasi subito dopo, veniva la splendida Domont di casa d'Accorsi, che aveva condotto Ginevra sul prato, e che occupavano, soli, il duca d'Accorsi e Neri Speroni. Roberto non parlava, stava accigliato, assorto, cogli guardi fissi sulle redini. Ginevra gli torreggiava accanto, ridente talvolta quando il drag si incrociava con altri legni siffatti occupati da conoscenti ed amici, fingendo d'aver paura, di non fidarsi dell'automedonte novellino, parodiando dei piccoli segni di croce spaventati, che provocavano le più matte risate. E così ancora, più volte, nelle vicende della corsa rapidissima, Elisa vide passare dinanzi a sé il drag di Roberto, si vide guardata da Ginevra, così, dall'alto al basso. Ma non diede al cocchiere ordine di sorta. Finalmente, l'ombra si mise, umida, sotto la volta del densissimo verde, e l'immensa sfilata, decidendosi al ritorno, sboccò per lungarno, costringendosi nello spazio fra i due marciapiedi destinati ai pedoni e ancor tutti neri di folla. Le finestre erano tuttora gremite di gente, agli sbocchi delle vie, dietro le spallette dei ponti, si pigiava una moltitudine borghese infronzolita e una minutaglia clamorosa di popolino. Allo scalpitio ritmico dei cavalli pareva tener bordone lo scroscio perenne della pescaggia d'Arno, una sola immensa forza di impulsione pareva trascinare come una valanga verso l'interno della città quella massa enorme di cavalli, di carrozze, di gente. Dietro di essa, in una nube di polviscoli dorati, che parevano a volte velarla d'una nebbia fosforescente, il sole l'accompagnava, seguendola con gli splendori di un lungo tramonto d'oro, accendendo da tergo, nei cristalli delle finestre e dei lampioni, nella lucentezza delle vernici, nei bottoni delle assise, negli ottoni e negli argenti delle bardature un'orgia, una confusione di riflessi abbaglianti, degli incendi di luci guizzanti,
che davano agli occhi un senso di ebbrezza e di vertigine. Ed era uno spettacolo unico, eccitante, che pareva volere, glorificando così la sua fine, dare allo spettatore una matta violenza di impressioni tumultuanti d'arte, di cielo, di sfarzo moderno, ippico, mondano, un'apoteosi insomma in pieno secolo XIX, ma quale sola, esclusivamente, possono consentirla l'ambiente. Le attitudini, i gusti, l'inesauribile incanto speciale della vita fiorentina. Asterisco 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 giunsero a casa. Marcello Plana offerse il braccio ad Elisa per salire la piccola gradinata dell'atrio. Sentì che ella si appoggiava a lui per non cadere. Aveva il passo fiacco, trascinato di una vecchia. Posso venire a prendere vostre nuove, stasera? Sì, certamente. E il timbro della voce era come spezzato. Egli le baciò la mano. Ma la sentì inerte, fredda sotto le sue labbra. E sul volto di lei la serenità voluta, ottenuta a furia di pudore ed orgoglio, aveva dato luogo a un pallore. A un'alterazione che pareva aver subitamente disfatta la splendida e delicata visione di poc'anzi. E, mentre ella stava immobile sulla soglia, assorta nella subita visione di ciò che aveva avuto in cuore, lasciando quella casa, di ciò che aveva in cuore, tornandoci, egli ebbe l'impressione di qualcosa che somigliava allo spettacolo di una morte. Non fece parola, se ne andò. Quando venne, come aveva promesso, erano le 10. Trovò la contessa sola nel suo salottino. Non indossava più la toilette delle corse, era vestita semplicemente d'un abito da casa. Sul tavolino di peluche stava la lucernetta di argento a strisce ondulate col grande paralume rosso, che, raccogliendo l'intensità dei raggi sugli oggetti immediatamente sottostanti, lasciava le cose e gli aspetti più lontani nella semipenombra rosata della sua trasparenza. Per un po', parlarono distrattamente di cose indifferenti alternando le pallide frasi svogliate a lunghi periodi di silenzio. Forse avrebbero continuato più a lungo così, se a caso i loro sguardi non si fossero incontrati su un piccolo mucchio di giornali e di lettere, il tributo, ancora intatto, della posta serale che giaceva sul tavolino al solito angolo. E quella piccola circostanza ebbe uno strano effetto. Tornò vivo, presente ad entrambi, il ricordo di ciò che era stato il principio di tutta quella strana, assurda storia. La sera in cui ella, tenendo in mano trionfalmente la lettera di Tecla, aveva esclamato ridendo: "Ah! Il marito di Marina!" Si guardarono, memori. E sotto l'urto di quel ricordo, dopo aver invano tentato di sorridere, di non parlare, ella ebbe irresistibile un'esplosione che egli, che pur non l'aveva sollecitata, non contraddisse. Trovava anzi che era tempo. Lasciò che la dicesse, confusamente dapprima, poi con incalzante intensità d'immagini, la intollerabile angoscia del suo cuore. Poiché ella si sentiva in tutto colpita, oltraggiata, crudelmente punita. Poiché, dinanzi a lei, stava inesorabile la condanna di tutto ciò che aveva fatto, sentito, sofferto, la derisione irrecusabile di tutte le incongruenze e gli anacronismi dell'animo suo. Punita nella sua illusione di maternità, nella sua risurrezione all'amore, nel suo martirio, nei suoi scrupoli, nella debolezza del cedere finalmente a se stessa. Punita in tutte le contraddittorie sincerità del suo cuore. E mentre ella diceva tutto ciò,
Marcello l'ascoltava in silenzio, senza che un lampo di scetticismo passasse nel suo pensiero. Egli sapeva la vita, egli conosceva la donna, la vera donna, quella che si serba, malgrado tutto, malgrado l'aria, il tempo, l'arte, il sangue di oggi di, oltre il livello della femmina, in un mondo che il mondo deride, che non comprende, la donna che il mondo soffoca talvolta, pur deridendola, nelle spire del suo bugiardo convenzionalismo, ma che rimane pur sempre, vinta o vincitrice, applaudita o fischiata, la donna del vero, di tutto il vero, egualmente donna, egualmente grande nel sogno. Nell'errore, nella gioia, nel sacrificio dell'amore. Elisa difendeva Roberto, no, ripeteva angosciosamente, non è colpa sua. Quando si è giovani, si può ingannarsi. Perché avrebbe dovuto indovinare? Io, allora, quando gli scrissi, ero sicura, non sapevo di mentire a lui e a me stessa. Veramente credevo. Perché l'amavo, l'amavo, egli non meritava quell'amore, disse gravemente Marcello Plana. Pensate a ciò, provatevi. Ella si provò a pensare a questo, ad evocare il suo orgoglio, a sentirlo straziato sotto il peso di quella tremenda mistificazione. Inabissò il volto fra le mani, e stette muta a lungo, con una piccola contrazione nervosa delle spalle. Ma poi sollevò un volto grave, sicuro, e disse quietamente, non posso, Marcello. Egli più volte è stato forte e buono. Più volte ha avuto pietà di me. Mi ha amata, malgrado la mia età, come comportava la sua, mi ha offerto il suo cuore, la sua vita, il suo nome. La colpa è tutta mia. Io, dovevo sapere. Il suo dolore, s'era fatto grave, tenero, indulgente, parlando di lui. Una dolcezza misteriosa di lacrime illuminava il suo sguardo. No, lui! Esclamò, non posso, e se anche in questo frattempo, anche in sì breve tempo io avessi indovinata nel suo cuore una passione, una simpatia per una donna giovane o una fanciulla, o avrei saputo comprendere, continuare in silenzio, felice del mio sacrificio, del mio segreto non tradito, il mio primo sogno, quello della madre. Ma lei? Marcello, lei? Ebbe un piccolo grido acuto, di quelli che può strappare anche una sensazione incomportabile di dolore fisico. E le sue lacrime si asciugarono, come se, rapidamente, le fosse passato un tizzone acceso dinanzi agli occhi. Pensate, ah! Pensate, cosa essa farà di lui, del mio Roberto. Come saprà spegnere in lui ogni nobile germe, ogni aspirazione anche inconscia verso il bene, con qual cura sopprimerà nel suo cuore tutto ciò che io avrei rispettato, onorato, fatto fiorire. Essa farà di lui ciò che ha fatto di Follemare, di Carisi, degli altri, corroderà il fiore della sua gioventù nei lacci di un adulterio vile, abile, sereno, senza pericoli, come li accetta il mondo, come li approva la società. E credete forse che l'ami? Che, esaurito il suo capriccio brutale, egli rimanga qualcosa per lei? E pensate. È vecchia, più di me. E io. S'alzò, nel cieco parossismo del suo dolore, percuotendosi la fronte coi pugni chiusi. Marcello afferrò quelle povere mani insensate, e accostando a esse quel corpo, convulso, sbattente,
Le piantò in volto l'austera serenità di un rimprovero. E poi c'è conosceva Elisa, poi c'è sapeva a quale altezza di sensi era nata quell'anima, egli osò, in quel momento, rivolgerle una strana domanda. Ebbene, contessa, vorreste esser voi ora, al suo posto? Sotto quello sguardo, che voleva una risposta, si calmò ad un tratto quel folle impeto di rivale sconfitta. Due correnti si urtarono un istante violentemente in lei, la carne e lo spirito. Ci fu un secondo, un lampo di lotta. Poi, ergendo il capo, assurgendo lentamente, con tutto quanto l'esser suo, no. Disse tranquillamente. Meglio così. Asterisco 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 una cosa ancora accadde prima che ella si allontanasse di lì, e mentre Marcello, per sorreggerla, teneva ancora strette nelle sue quelle mani tremanti. Egli sentì ad un tratto che le unghie di quella donna si configgevano penetranti nelle sue palme. Sentì, era aperta la finestra che dava sul giardino, risuonare all'uscio del cancello una breve, quasi timida scampanellata. Il corpo di Elisa ebbe un sussulto, un violento impeto verso quella direzione. Ma, con un'altra, con una forza più forte, ella si trattenne e rimase nella stretta delle mani di Marcello. Egli pure la tratteneva. Stettero in silenzio, in attesa, ella con la bocca semiaperta, con le pupille dilatate. Si udì il tardo passo del portiere che andava ad aprire, ci fu un minuto di conferenza con un visitatore. Il portiere aveva ordini precisi, la signora, indisposta, non riceveva. Il visitatore non insisté. Si udì un passo giovanile che si allontanava, si udì il cigolio del cancello che si richiudeva, il passo tardo del portiere che rincasava. Elisa non si era mossa. Solo, tre volte, con un crescendo sommesso, stridente, echeggiò nella sala un nome, un appello, un addio, disperato come quello di un'agonia, Roberto. 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 Poi, più niente, finita, l'ultima primavera. Fine. Nota del trascrittore: ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg ebook L'ultima primavera. Romanzo asterisco 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 Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works to protect the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol di marchio registrato. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.cibilo. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. See paragraph 1.ebilo. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation ORPGLAF. Owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with others.
1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg simbolo di marchio registrato work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. E unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg symbol or marchio registrato work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol or marchio registrato website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license as specified in paragraph 1.e.1.7. Do not charge a fee for access to viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato collection. Despite these efforts,
Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A.
Distribution of the Soreni Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Work, B. Alteration, Modification, or Additions or Deletions to any Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Work, and, C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato. Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato S goals and ensuring that the Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596. 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machinery adable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1, $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
Why we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements. We know no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach Stati Uniti with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato concept of a library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years. He produced and distributed Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato e books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato e books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.